Buonasera, quindi che cosa porta? Si è scaldato via via che passavano i minuti e che soprattutto si iniziavano a trattare i temi a lui cari, dall'IMU al futuro del Partito Democratico. Dopo aver iniziato la sua prima trasmissione nazionale negli studi di Porta a Porta, da vice ministro alle infrastrutture e trasporti, con il massimo della prudenza, esprimendo il cordoglio per le vittime dell'incidente nel porto di Genova ed apprezzando il profilo basso del PDL dopo la condanna a 4 anni a Berlusconi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha trovato il suo solito smalto ieri sera parlando di imposta municipale unica e degli scenari politici sia per il governo che per il suo partito, punzecchiato da Vespa sulla incompatibilità tra l'incarico di primo cittadino e quello ministeriale. De Luca ha detto che si sta lavorando ad una soluzione e che per ora resta al suo posto. Dopo aver usato il massimo della diplomazia nella prima parte della trasmissione, negli ultimi minuti è tornato a ribadire i punti programmatici del manifesto pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet per il futuro del PD, attaccando i vertici uscenti e chiedendo il superamento delle correnti con un congresso in tempi brevi, sempre che ci sia una piattaforma politica chiara. Ovviamente, congresso per fare che? Per avere una piattaforma politica chiara. Non so sinceramente qual è la condizione di tensione e di lacerazione interna. Se c'è la possibilità di avere un congresso per tesi, per piattaforme politiche programmatiche contrapposte, benissimo, si vada subito. Se non c'è questa condizione, si prenda un attimo di respiro. Io mi auguro innanzitutto che qualcuno trovi il tempo per chiedere scusa ai militanti del PD, ai cittadini italiani, agli elettori del PD, per questa immagine vergognosa e sconcertante che sta dando il PD di sé. Il primo obiettivo è quello di smantellare le correnti e il correntismo, perché il correntismo è la negazione della vita democratica interna. Secondo, al di là dei nomi, scusi, va ricostruito... Non fa parte di nessuna corrente? No, sono un deluchiano di ferro. Se posso consentirmi, non ho correnti, non ho padroni, non è ho capo padrini... capo di una corrente unipersonale. Diciamo. Dopodiché credo che dobbiamo ingressi. Ricostruire il rapporto con i territori. Scenari politici a parte, l'intervento di De Luca aveva avuto anche un'altra fiammata sull'IMU, ricordando i tagli ai trasferimenti ai comuni, auspicando un'azione rapida da parte del governo per chiarire la questione della sospensione della prima rata di giugno, trovando però coperture economiche alternative e ovviamente sulle opere pubbliche, comitati e burocrazia nel mirino del viceministro. Ammesso che noi domani trovassimo tutte le risorse disponibili. Lei pensa che l'Italia è un paese nel quale si possa avviare un grande programma di rigenerazione urbana, di opere pubbliche, di opere di manutenzione? Qui abbiamo un groviglio di problemi burocratici che rendono impossibile in questo paese l'apertura di un cantiere, perché facciamo i conti con la sottocultura dello pseudoambientalismo, con il comitatismo, con una sottocultura della mummificazione. Qui un cantiere che si apre è un delitto dichiarato, non è un miracolo che si compie. Allora qui dobbiamo deciderci, l'Italia rischia di morire. Allora noi dobbiamo, ed è una sfida alla quale vorremmo applicarci anche come governo e per il settore che mi riguarda nel Ministero delle Infrastrutture, dobbiamo conseguire una semplificazione radicale delle procedure. Non è più tollerabile. A costo zero. Quelle a costo zero. Ma lei mi sa dire che senso ha mandare al genio civile la copia di tutti i progetti esecutivi per perdere tempo? Le conferenze di servizi che non decidono ormai più niente, i ricorsi al TAR fatti da chiunque.